Livorno è già una città rossa. Al Teatro Goldoni, il Partito Socialista Italiano tiene il suo 17° congresso. Il problema da risolvere è vitale. Aderire o no al Comintern, seguire la strada di Lenin e della rivoluzione di ottobre o proseguire la vecchia strada del riformismo impotente e del rivoluzionarismo verbale. Contro una maggioranza incerta e ondeggiante, Gramsci, Bordiga, Togliatti, Terracini lasciano il vecchio partito e nasce il Partito Comunista d'Italia. Livorno si vanta di aver avuto sin dal 1920 un'amministrazione socialista. Si onora di avere visto la nascita del Partito Comunista Italiano nella nostra città e raccoglie oggi attorno al Partito Comunista Italiano il 45% dei voti. Questa tradizione nasce dalle caratteristiche della città, una città popolare, portuale e industriale e quindi particolarmente sensibile ai moti di libertà all'interno del proprio paese e ai moti di libertà anche di tutti i popoli oppressi. Livorno, che non ha mai dimenticato di essere la città in cui è nato il Partito Comunista Italiano, ospita oggi il Festival Nazionale dell'Unità. La stampa comunista, Unità, Rinascita, Nuova Generazione, sono strumento essenziale della lotta contro l'imperialismo. Il giornale dei lavoratori non poteva avere accoglienza migliore. Attorno al segretario del partito, attorno al partito si stringe il festival. Un saluto commosso, l'entusiasmo senza generazione che non conosce i limiti di tempo. Una festa comunista, una festa contro l'imperialismo, una festa di lotta. Parlano gli operai delle grandi fabbriche, portano la testimonianza del loro impegno politico nella difficile battaglia quotidiana contro i padroni. Le scadenze sono vicine. Le lotte sono già iniziate. Attorno a loro si stringe tutto il partito. Sono loro il sostegno della stampa comunista che nel suo festival vuole sottolineare la presenza operaia, elemento indispensabile della nostra lotta contro il capitalismo, contro l'imperialismo. Ho Chi Minh è morto. Ma per chi lotta, per chi ha capito il suo insegnamento più profondo, Ho Chi Minh vive sempre nella lotta di tutto il suo popolo, di tutto il mondo, di tutti noi. Dunque, noi abbiamo visto il pericolo della NATO subito all'inizio della costituzione della Compagnia Lavoratori Portuali. È un inizio molto travagliato, di lotte che noi lavoratori abbiamo sempre sostenuto. Il pericolo della NATO è apparso immediato perché subito dopo la costituzione della Compagnia Portuale c'è stato il trattato del Patto Atlantico. Patto Atlantico vuol dire NATO. E noi a Livorno abbiamo subito visto questo pericolo con la costituzione di svariate basi militari americane, una delle quali è stata il cosiddetto centro sbarchi, il quale scaricava e scaricava le merci della NATO, cioè i pericoli della guerra, bombe, carri armati, tutto ciò che è pericolo per l'umanità intera. Abbiamo lottato svariatissime volte, abbiamo fatto scioperi, dimostrazioni,
dimostrazioni nelle navi, dimostrazioni nella città, il popolo livornese era con noi. Un giorno nell'interno della base americana c'era attraccata una nave militare, no? E caricavano e discaricavano le merci per il fabbisogno della NATO. Ad un tratto si sono accorti che a poppa, anziché sventolare la bandiera americana, ci sventolava la bandiera del Vietnam. I giovani sono il sale di questo festival. Le mille idee, le mille iniziative, l'inventiva rivoluzionaria si sviluppa e cresce ogni giorno nel nome del Vietnam. Vietnam vince, amare le basi americane sono le parole d'ordine che in mille modi ripetute, scandite, scritte sui manifesti, sui volantini, cantate, parlate, testimoniano questa volontà di lotta. Livorno è nata sul porto, ha vissuto sul porto. Sul porto ha costruito la sua economia. Dal porto ha anche preso vita e si è sviluppato il suo movimento operaio. Oggi a Livorno è installata una base americana che senza l'opposizione dei livornesi, dei comunisti, avrebbe soffocato la città. I portuali di Livorno recentemente sono riusciti a strappare 2 chilometri di banchina al centro sbarchi NATO. I piani degli americani e del governo italiano sono falliti di fronte alla risposta popolare. Ma ancora c'è la base di Camp Derby, un pericolo per i livornesi, per l'Italia e per il mondo. Amare le basi americane, amare con il fantoccio dello zio Sam e i fantocci al servizio dello zio Sam. Sull'esempio della lotta del Vietnam, facendo proprio gli insegnamenti strategici, la linea rivoluzionaria di Ho Chi Minh, una nuova generazione, quella che è stata chiamata la generazione del Vietnam, si è messa in cammino, ha imboccato la via della lotta rivoluzionaria contro la discriminazione di classe, contro lo sfruttamento e contro l'imperialismo. E oggi questa generazione è decisa a battersi sino in fondo per conquistare qui in Italia e in Europa una società socialista, per sviluppare una grande lotta antiimperialista e contro la NATO in Italia, per aprire in definitiva in Europa un secondo fronte contro l'imperialismo americano ed è decisa a occupare questo fronte con onore. La delegazione del Nord e Sud Vietnam. Intorno a questi combattenti si rinnova la solidarietà attiva dei giovani comunisti per una rivoluzione divenuta simbolo della lotta contemporanea contro l'imperialismo. Eccola la generazione del Vietnam. Sono loro che hanno impedito a Johnson di mettere piede a Roma. Sono loro che hanno fatto fuggire ignominiosamente Humphrey da Pisa. Sono loro che hanno fatto sì che Nixon, nel suo ultimo viaggio, non vedesse altro che schiene di poliziotti. La generazione del Vietnam sa che si lotta contro l'imperialismo non solo nel Vietnam. La NATO sarà il nostro Vietnam è uno slogan dei giovani romani e la NATO reprime la libertà, uccide e massacra in Grecia, in Spagna, in Portogallo. In Angola, in Guinea, nel Mozambico sono le armi NATO, gli aerei NATO, i servizi NATO che aiutano i colonialisti portoghesi a resistere contro la lotta vittoriosa del Movimento Popolare di Liberazione Angolana, del Fronte di Liberazione del Mozambico e del Partito Africano di Indipendenza della Guinea del Capo Verde. Le festival dell'unità a Livorno ha été pour nous une manifestation extrêmement importante et les impressions qu'il a créées auprès de quelques délégations, de la petite délégation que nous constituons en ce moment-là. En fait, il m'a été donné de voir pour la première fois un festival de l'unité et surtout de constater comment le sentiment, combien le sentiment anti-impérialiste est très vif dans la classe ouvrière italienne. Il est salutaire et très encourageant de constater que le cri, le mot d'ordre de cette manifestation de dimanche au cours du défilé a été autour du mot Ho Chi Minh. Ho Chi Minh qui a évidemment le pouvoir du symbole. Un autre aspect extrêmement important également, c'était le fait que cette manifestation si populaire, aussi large, ait pu avoir lieu, se dérouler avec un grand enthousiasme dans une ville
qui abrite une base de l'OTAN. La présence même, n'est-ce pas, de cette base de l'OTAN dans une ville italienne constitue déjà pour nous un élément d'appréciation autour duquel il est loisible de faire l'unité entre les aspirations des masses populaires italiennes et les aspirations de nos peuples. Parce que nous autres, également, peuples des colonies portugaises, en lutte armée contre la domination coloniale, sont les victimes de l'existence même du pacte de l'OTAN. Notre lutte contre le colonialisme portugais est également une lutte contre l'impérialisme, contre le pacte même de l'OTAN, dans la mesure où le Portugal n'est pas le seul, il n'est pas seul dans ce combat, il est aidé foncièrement par les puissances capitalistes et tout particulièrement par les puissances de l'OTAN. Nous pensons que dans un avenir très proche, il y a lieu de manifestations de solidarité organisées par la classe ouvrière italienne avec notre lieu. Des manifestations ont déjà eu lieu, mais nous espérons que des manifestations aussi larges, avec une ampleur aussi importante que celle à laquelle j'ai assisté dimanche, pourront être également organisées en faveur de la libération du peuple des colonies portugaises en Guinée, en Angola et au Mozambique.